Allora, come dicevo, l'invasione europea verso questo territorio del Rio delle Amazzoni prosegue praticamente a partire dal 1500 fino al 1800 e le grandi ondate di invasori sono stati primi queste persone europee mosse comunque dal desiderio di arricchirsi. Poi c'è stata questa invasione a seguito di missionari che sono andati là per convertirli e poi c'è stata anche una terza invasione un pochino più pacifica, che era quello relativo agli studiosi, agli scienziati del tempo, zoologi, naturalisti e tanti altri, ecco, che andavano propriamente lì a studiare la flora e la fauna, che sono stati forse quelli che hanno fatto meno danni tra tutti. Poi a partire dal 1800, inizia, ecco, sul finire del 1800 e primi del 1900, inizia tutta una serie di invasione europea relativa allo sfruttamento del caucciù, che è stata iniziata tra i primi da un signore che si chiamava Suarez, che ve lo faccio anche vedere, che ha iniziato a, questo qui nella fotografia, che ha cominciato ad aprire questa serie di campi di lavoro che poi in realtà erano dei lager, mettendoci dentro, gli indios che ovviamente sono morti di stenti di lavoro forzati. Tra l'altro questo signore qui poi ha avuto anche l'idea, siccome le persone morivano, ovviamente come deportati, no? Dopo il duro lavoro a raccogliere questo caucciù che veniva raccolto che è una specie di sostanza che esce fuori dal tronco di certi alberi, veniva raccolto per trasformarlo in gomma, ecco, quindi per i pneumatici e tutte le cose legate al caucciù. Ovviamente, siccome questi indios ovviamente cominciavano a morire perché erano proprio praticamente segregati, lavoravano in condizioni disumane, ad un certo punto hanno cominciato a morire dietro l'altro. Questo signore qui cosa ha avuto? Cosa ha pensato? Ha avuto la pensata di prendere le donne indios, rinchiuderle nei bordelli e fargli subire degli stupri forzati per mettere al mondo dei figli, per dire. Quindi, in realtà, questo signore qui e i suoi compari si sono praticamente resi responsabili dello sterminio di questo popolo, della schiavitù non solo degli uomini lavorativa, ma anche delle donne, che propriamente venivano stuprate dagli amichetti di questo signore qui. Adesso vi faccio vedere delle immagini d'epoca. Queste sono delle foto d'epoca prese dai lager, ecco, dal lager che era stato costruito. Vediamo se, come al solito, la webcam è quello che è. Come vedete qui, questo uomo, ad esempio, come vedete qui le gambe, ci sono addirittura i segni delle catene. Vedete che gli hanno segnato le gambe. Quindi, per dire, anche questa è una cosa che non si sa, o comunque si sa molto poco, e che in realtà erano stati praticamente fondati questi lager di detenzione di questi indios che venivano ovviamente lasciati morire. Tra l'altro, un'altra cosa che hanno fatto, un po' prima, ecco, per espropriargli le terre, hanno pensato bene di regalare a queste persone dei vestiti, che erano contaminati con i germi del morbillo. Quindi, quando queste persone se li indossavano, ad esempio, per non sentire il freddo, ovviamente contraevano i germi e il virus e poi morivano, per dire. Quindi sono cose che in realtà si sa molto poco. Ecco, questo campo di lavoro che era propriamente un lager era chiamato El Encanto e c'era addirittura la stessa frase del lavoro rende liberi, che poi era la frase tipica anche di Auschwitz, che poi propriamente è stato aperto da un tizio che si chiamava Aragna, ecco. Dopo questo tizio qui Suarez, quest'altro qui Aragna, che ha propriamente fondato questi campi di lavoro. Dei 50.000 indios della regione ne sopravvivono solo 8.000. Ogni tonnellata di caucciù è costata 7 vite umane. Niente, questo era giusto per fare un po' un discorso culturale. Qui, ad esempio, c'è una rappresentazione della danza per quanto riguarda le danze funerarie dei funerali, ecco. Niente, direi, l'argomento lo posso concludere qui per quanto riguarda l'analisi, ecco, un po' storica, sociologica. Adesso vi leggo principalmente la parte religiosa, ecco, il pantheon religioso.